Buonasera, benvenuti a un'altra delle puntate delle video interviste di Live Music Lombardia. Ciao a tutti ragazzi, questa sera sono qui in compagnia di una band, loro sono i Rocks Enemies. Ciao. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti, tutto bene? Voi state bene? Tutto sì. Ok? Perfetto. Siamo qua, quindi stiamo benissimo. Perfetto, allora io direi di partire subito con la nostra video intervista e come di consueto io direi ragazzi presentatevi, quindi nomi e strumenti. Rossella, voce. Christian, chitarra. Oreste, batteria. Sam, basso. Nico, il tecnico. Perfetto, Nico il tecnico, perfetto. Direi che quindi dopo le presentazioni partiamo con la nostra video intervista. Io vi chiederei subito quindi a questo punto, so che voi, che questo gruppo ha una formazione recente nel 2013, nel settembre 2013, poi correggetemi se io sbaglio qualcosa, e quindi nasce nel settembre 2013, per cui volevamo sapere assolutamente, sicuramente, come nasce questo gruppo. So che nasce da un'idea di Rossella e Nico, se non... Esatto, sì. E quindi parlateci un po' della nascita di questo gruppo. Allora, noi ci siamo conosciuti in un altro gruppo, poi vabbè, varie vicissitudini sia mie che sue, in gruppi o sbagliati, insomma, non volevano continuare, e da questa conoscenza abbiamo voluto andare avanti. Quindi lui mi ha convinto, perché io volevo un po' lasciare tutto. Quindi tu per l'ennesima volta. Di base, esatto. Siete proprio rimasti, diciamo, esatto, sempre, sì, vicini. Io volevo lasciare tutto per l'ennesima volta, perché io ho lasciato per parecchio tempo la musica, e lui con il suo aiuto mi ha detto: no, assolutamente, tu hai una voce con cui devi continuare, portiamo avanti il nostro progetto, cerchiamo persone e via. Esattamente, quindi insomma ci siamo messi all'opera mettendo degli annunci e pian piano la band si è formata. In realtà ne avevamo parlato con Sam, che era stata una conoscenza in una delle band durante delle prove, e quindi insomma lui si è aggregato subito perché l'idea gli era piaciuta e... Vi conoscevate già, per cui sapeva già insomma chi eravate, chi era Rossella. Sì, ci siamo conosciuti durante le prove in una di queste esperienze precedenti che poi non sono andate a buon fine, ecco. Quindi poi tutto un giro di chiamate, solita storia, insomma, un po' più o meno come si formano le band, quindi vi siete subito trovati, diciamo, è rimasta subito questa la formazione. Sì, esattamente, ci siamo trovati, vabbè, diciamo che abbiamo messo degli annunci, chi aveva suonato prima mi ha ritrovato e chi non ha suonato prima con me ha detto ok, va bene, non c'è nessun problema. Si prova, esatto, così sì, che sì, si fa. Esatto. Perfetto, e invece volevo chiedervi come nasce questo nome Rocks Enemies? Allora, il nome nasce da Sam Cooney, che è il nostro bassista, e quindi lascio la parola a lui, perché è giusto che sia così. Mi sembra giusto. Niente, è successo una sera per caso. Perché praticamente la parola, il diminutivo del nome Rossella, Rox, corrisponde alla parola rock apostrofo S, la forma possessiva dell'inglese. Certo, certo. Allora abbiamo parafrasato un po' la frase, la parola, amici, nemici del rock, nemici di Rossella, un po' insomma... Tutta da interpretare. Avete voluto un po' giocare su questo così. Doppio senso del nome rock e Rossella. Esatto. Perfetto. Beh, carina comunque come idea. Bel nome. Rocks Enemies mi sembra che sia uscita una bella cosa, insomma, un bel nome. Perfetto. E, invece, allora a questo punto direi parlateci di questa musica, di che tipo di musica fate, musica rock, però so che ho letto, insomma, che fate anche, sforate un po' e andate anche a volte nel jazz, nel blues. Diteci che cosa fate esattamente. Sì, come ha detto Sam, i nemici del rock, anche così intendiamo il nome, nel senso non proprio nemici, però c'è chi non ama la musica blues, chi non ama la musica jazz. Noi, questo gruppo parte per essere rock, e infatti vorremmo anche fare qualcosa di nostro e stiamo iniziando a farlo, prettamente rock, ma ci piace la musica blues, la musica jazz, e vogliamo mettere qualcosa anche di questo. Volete integrare? Sì, ma integrarlo, cioè nel senso integrare con la forma rock, andare allora, a unire le due cose, giocare, oppure ci giochiamo fare proprio... sopra, nel senso che ci sono delle canzoni che possono essere fatte
con il nostro stile le facciamo, ma se ci sono proprio delle canzoni in cui non serve, perché comunque le rovini e lasciamo così, perché è giusto, certo, che sia così. Se, certo, nascono bene e non riesci comunque a fare un prodotto migliore, è giusto che rimangano in originale. Mi sembra giusto, per non andare a, esatto, a storpiare, se così si può dire, la canzone, la bellezza della canzone naturale. Esattamente. Certo. E invece per quanto riguarda le vostre esperienze, i vostri live, non so, se avete un'esperienza in particolare che avete fatto fino adesso come band, come gruppo, che vi è rimasta impressa, che è stata più significativa, ecco. Allora, per adesso questa è la prima esperienza che fanno i Rocks Enemies. Infatti è il battesimo di questa formazione. Siamo contenti anche noi. I Rocks Enemies. Esatto, perché la salita 96 è un posto che mi è piaciuto subito tantissimo, per cui spero che sia un augurio che portiamo avanti le cose nel migliore dei modi. Il loro soundcheck, ragazzi, direi che questi ragazzi assolutamente sono da seguire e da ascoltare, perché poi Rossella ha una voce spettacolare, non perché, ma ho proprio avuto modo di sentire solo di sfuggita la voce, già lì mi ha detto tutto, per cui io non oso immaginare durante i vostri live cosa farete. Speriamo, noi facciamo tanto. E quindi tanto. Voi in modo particolare qual è, quindi, se ce n'è uno per te, per loro, insomma, un gruppo che in particolare vi ha ispirati a fare questa, a fare la musica, a far musica, a fare i vostri pezzi, se c'è qualche gruppo che preferite piuttosto che artisti singoli, so, insomma. Guarda, so per esempio che fate qualcosa anche a te piacciono gli Scancanensi, se non ho, sì, esatto, non noi so, spaziamo se, molto, se avete comunque, esatto, un gruppo preferito, un cavallo di battaglia, se si può dire così, ma no, non penso, però Cristian vuole dire qualcosa, lasciamo assolutamente, diamogli buonasera, la parola. Grazie. No, sostanzialmente tutto il rock in genere, anni 70, 80, 90, tutti i mostri sacri ci ispirano un po'. Però io mi sono unito a questo gruppo per fare delle cover, ma anche e soprattutto, tutti d'accordo, per fare un po' di musica nostra, che è quello che un gruppo ispira maggiormente a fare, solo questo. Quello che voi vi proponete di fare, assolutamente, ci mancherebbe. Infatti, era giusto per capire, quindi questo era quello che volevo dire. Per esempio, questa sera che scaletta avete, che cosa ci proponete, che canzoni farete qui alla salita 96? Se lo sapete già o sì, improvvizzate, sì, non penso. No. Dai. Facciamo un po' di tutto, un po' che tanta musica che unisce tanta gente, diciamo. Okay. Sì. Okay, quindi non c'è un genere gruppo, che prediliamo. Un genere, una canzone in particolare che avete. Comunque, se vuoi dirgli qualche nome. Allora, fai conto che io volevo fare un tributo a Scancanensi, quindi a me la voce di Scancanensi piace tantissimo e la musica che fa per me è incredibile. L'unica cosa che se devi fare un tributo ci deve anche un po' assomigliare. Lei è 2 metri, io sono 1,50 m, bianchissima. Beh, ma non è detto, perché no? Beh, se la voce, quindi, comunque se ti senti di... Quindi spaziamo con le cover, quindi perché non fare altre cose? Ci sono anche tante altre cantanti che hanno delle bellissime voci. Perché fermarsi solo a un tributo? Ecco, spaziamo. Certo, spaziate in generale, sì, diciamo. Poi facciamo, abbiamo trovato anche delle canzoni rock degli anni 60-70 che non pensavamo che venissero così bene. E quindi tocchiamo un po' di tutto. Da Pat Benatar, che fai conto che nessuno può conoscere se non è proprio un fan. Sì, ci sono gruppi. E quando la senti te ne innamori subito di quel pezzo lì, per cui, ed è Heartbreaker, che è il primo della nostra scaletta. Che conosco io, perché a me piace ed ecco, è fantastico. Non la senti ed quasi mai fatta da nessuno. Alto anche, se non... Esatto, sì sì. Assolutamente sì, la conosco bene, sì sì, 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 molto. E niente, stasera come scaletta ci sarà Heartbreaker, ci sarà Scancanensi, ci sarà Anouk. Ci sarà un pezzo di Vasco Rossi, perché no, fatto da una voce femminile, ci abbiamo tentato. E poi una canzone dei Nirvana, e adesso non mi ricordo. Quindi perché... fate comunque un po' sia italiano che non, ecco. Sì, sì, sì. Vogliamo spaziare con la scaletta perché vogliamo cercare di entrare in più locali possibili. E se non è rock, musica italiana, noi
Ma sempre, non, è sempre musica, è sempre, esatto, musica, assolutamente. Poi, noi viviamo per la musica e non solo per la musica rock. L'importante è divertirsi, divertirvi, sì, e fare quello che vi piace, che in questo caso mi sembra che sia abbastanza uscito bene. Perfetto. Il tempo che dedicate alle prove, dedicate tanto tempo, vi incontrate, riuscite a incontrarvi solo negli spazi di tempo? E purtroppo abbiamo altri impegni, immagino, perciò almeno immagino, una volta alla settimana ci dobbiamo trovare. Comunque noi, oltretutto della scaletta che facciamo, dei pezzi che facciamo, la cosa importante è che facciamo musica che ci piace, musica che piace a noi per primo, e avendo un certo gusto noi, credo, penso che può piacere anche agli altri, perciò. Esatto, se non siete i primi voi ad essere, certo, convinti, ci dobbiamo divertire noi e poi ci far cercare di divertire gli altri. Giustissimo. Perfetto. A questo punto io direi, allora, visto che vi state organizzando, se c'è un contatto dove possiamo trovarvi, ecco, per chi volesse risentirvi, per chi volesse contattarvi. Sì, abbiamo aperto la pagina Facebook Rocks Enemies. Chi volesse andare a vedere, abbiamo un promo, l'abbiamo fatto uscire proprio oggi. Benissimo, esatto. Direi, quindi andate a seguire i ragazzi, quindi ripetiamo allora dove possiamo trovarvi, sulla pagina Facebook. Pagina Facebook Rocks Enemies. E poi stiamo lavorando anche sul sito, quindi la casella di posta che a breve sarà pronta, info@roxenemies.com. Perfetto, info@roxenemies.com. Se volete seguire questi ragazzi, io direi di seguirli perché sono fantastici, veramente. Non perché, ma ho avuto solo l'occasione di seguirli di sfuggita e mi sono piaciuti tantissimo. Seguiamoli. A questo punto direi grazie Rocks Enemies, grazie ragazzi, vi sentiremo tra un po' a suonare. Grazie e a voi. Ringrazio tutti voi. Ringraziamo tutti gli amici di Live Music Lombardia che ci seguono, la direzione. Vi salutiamo, buona serata e alla prossima video intervista dalla salita 96 di Lissone. Grazie a tutti, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.